La Cristina Tajani, che è assessore a commercio, attività produttive e lavoro del Comune di Milano, e l'immagine che ho scelto anche per introdurre, diciamo, l'idea di cura, anche un'idea di città. Questa è un'illustrazione di Richard Scarry, quello che fa i gattini, i porcellini, eccetera, dove c'è che cosa succede in una città molto impegnata nel XXI secolo. E ci sono tante persone che fanno cose un pochino buffe, tipo lo start-upper, l'assistente alle crisi dello start-upper, c'è un sacco di gente che gli porta da mangiare, un sacco di gente che spazza per terra, poi c'è un signore su una collina che si chiama One Percenter, e poi ci sono tutti i servizi a gente che aiuta il figlio del One Percenter, il nipote del One Percenter. Ecco, è un'immagine di società molto polarizzata, un'immagine in cui pochissimi detengono moltissimo e gli altri non detengono quasi niente, ed è evidentemente, diciamo, l'antitesi di un'idea di nuove economie urbane. Questa è l'immagine di ispirazione. Grazie Annibale e soprattutto grazie ai nostri ospiti, diciamo che hanno con i loro interventi restituito densità alla tua introduzione iniziale che, diciamo, raccontava in maniera processuale quello che l'amministrazione comunale ha deciso di fare scegliendo di intervenire su un tema su cui, diciamo, non era richiesta di intervenire, nel senso che come dire, nei compiti specifici di un'amministrazione comunale, diciamo, non c'è la richiesta di costruire una strategia su un tema produttivo emergente come quello che abbiamo ascoltato dai vostri interventi precedenti. Noi abbiamo scelto di farlo provando, come dire, ad interpretare un fenomeno che era in nuce, diciamo, nella capacità di offrire risposte anche alla crisi economica da parte del nostro tessuto produttivo e sociale, e scommettendo su questo nostro intervento in termini anche di impatto sociale, diciamo, di risposta occupazionale, di risposta in termini di redistribuzione della ricchezza e anche di posizionamento, ovviamente, della città in uno scenario competitivo che non è soltanto nazionale, ma è evidentemente globale. Quindi le mie poche parole sono soprattutto una giustificazione, diciamo, una spiegazione di senso, cioè perché abbiamo scelto di intraprendere un percorso pluriennale volto appunto a sostenere in termini anche di policy pubbliche qualcosa che era già oggetto di intervento da parte del governo nazionale, ma anche, diciamo, di riconfigurazione produttiva spontanea del nostro territorio. La spiegazione è semplice, noi abbiamo visto che, e questa è la mia lettura, probabilmente ce ne sono altre, diciamo, e sono ben contenta di potermi confrontare, che anche come risposta alla crisi economica cominciata nel 2008, il territorio milanese ha provato ad offrire delle risposte di riconfigurazione, di riposizionamento produttivo e organizzativo che hanno preso molte strade. Diciamo, una delle strade è stata quella della generazione spontanea di esperimenti, luoghi di produzione che abbiamo chiamato Fab Lab, sia, diciamo, autonomi sia collegati alle università o addirittura al Museo della Scienza e della Tecnica. Diciamo, ha ospitato uno spazio di questo tipo al suo interno. Questa capacità, diciamo, autonoma di prendere la strada di costruire nuove forme, nuovi esperimenti in ambito manifatturiero, dal nostro punto di vista valeva la pena che venisse accompagnata e sottolineata, diciamo, da un intervento anche a livello locale. Da una parte perché valorizzava una tradizione produttiva che è quella, diciamo, del nostro nord-ovest,
cioè capace di lavorare e competere sul tema della, per esempio delle macchine utensili o diciamo della produzione strumentale ad altre produzioni, e poi perché era capace di offrire risposte appunto collaterali ad alcuni dei settori produttivi su cui noi già diciamo stavamo lavorando e intervenendo. In particolare penso a tutti i settori legati più da una parte al tema del Made in Italy, al design, al fashion, uno diciamo degli ambiti competitivi dell'altra città, e dall'altra parte diciamo si trattava di fenomeni che erano molto a ridosso di un altro dei settori competitivi del nostro territorio, che è quello legato al life science, diciamo a tutto le tematiche che sono più direttamente connesse al tema della nostra conferenza finale dell'Open Care, alle frontiere della precision medicine e di tutto quello che sta avvenendo in ambito sanitario e in ambito di welfare, anche grazie all'introduzione di tecnologie digitali che modificano processi e prodotti e sono in grado di offrire servizi di nuova generazione. Quindi ci è sembrato che il compito dell'attore pubblico potesse utilmente essere quello di connettere diciamo, queste cose, cioè i fenomeni più grandi con quelli di dimensioni più piccole, scommettendo che questo processo e questo fenomeno che chiamiamo industria 4.0, manifattura 4.0, non sia semplicemente una nuova forma di automazione della produzione, cioè cambiare i macchinari per produrre le stesse cose abbassando i costi e aumentando la produttività. La nostra interpretazione è stata diciamo totalmente diversa, cioè un processo che anche guardando al lato del lavoro non è la sostituzione di lavoro umano con diciamo macchine e quindi un'iperspecializzazione e divisione del lavoro, ma al contrario sia una connessione diciamo della capacità umana con con il potenziamento che la tecnologia consente diciamo dell'attività progettuale umana, capace invece che dividere il processo produttivo di ricomporlo, cioè qualcosa che è molto più simile alla competenza dell'operaio professionale che ai tempi diciamo della prima diciamo della separazione dovuta all'automazione tipo catena di montaggio, era in grado diciamo nel suo cervello e con il suo sapere di creare un intero prodotto, dicevano i sociologi che si sono sempre occupati di questo tema, l'operaio che è in grado di produrre un'automobile dall'inizio alla fine diciamo in un'officina. In questi processi e in questi fenomeni vediamo qualcosa di più simile appunto a questa ricomposizione, diciamo riconnessione progettuale tra l'uomo che progetta e che lavora e il potenziamento derivante dall'utilizzo della tecnologia. Quindi anche dal punto di vista della restituzione diciamo di impatto e di capacità di offerta occupazionale banalmente del nostro territorio, abbiamo visto in questi fenomeni una scommessa diciamo da cogliere anche in termini di non sostituzione di lavoro umano con lavoro delle macchine, ma anzi diciamo di riconnessione da questo punto di vista, e anche diciamo come processo in grado, se interpretato nella maniera corretta, di offrire nuove opportunità di occupazione e di lavoro, sicuramente diciamo maggiormente qualificato, ma non necessariamente destinato soltanto a persone con altissime qualifiche. Abbiamo visto negli ambiti appunto intermedi dell'utilizzo delle nuove tecnologie applicate al nuovo artigianato diciamo, o ai processi produttivi consolidati che diventano più flessibili, la possibilità di ingaggio diciamo, di un numero importante di persone, come abbiamo detto qualche volta, di classe media.
mentre ero lì che vi ascoltavo vedevo quel fantastico gruppo di ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro che frequentano, diciamo, questo spazio, perché uno degli obiettivi era offrire anche in termini di alternanza, diciamo, delle possibilità e degli indirizzi concreti, e pensavo che tutto quello che stiamo dicendo è destinato proprio a loro, cioè ragazzi che frequentano istituti tecnici, diciamo istituti professionali, ma anche i licei. Il giorno dell'inaugurazione i primi che hanno sperimentato l'utilizzo delle tecnologie digitali nel piccolo Fab Lab che è lì erano dei ragazzi del Parini, quindi diciamo la possibilità di offrire strumenti concreti di inserimento in un nuovo modo di produrre che non necessariamente è diciamo, la separazione tra l'uomo e il lavoro, ma è una nuova ricomposizione. E in termini diciamo, politici questa è stata la giustificazione che ci ha spinto ad imbarcarci nella costruzione di un progetto diciamo, di durata pluriennale che, come avete capito, prevede diverse azioni e diversi interventi. Per me quelle più importanti e quelle centrali sono quelle che hanno a che fare con la mobilitazione dei percorsi di formazione pubblici e privati intorno a questo processo, quindi il tema, come veniva raccontato prima da Annibale, dell'alternanza, della costruzione di percorsi professionalizzanti anche delle nostre scuole civiche che si piegano diciamo in questa direzione. Il secondo pilastro è quello che tiene insieme reinsediamento produttivo di tipo appunto manifatturiero di nuova generazione e ragionamento sull'area urbana, quindi la rigenerazione che passa dalla produzione, e abbiamo visto che ogni volta che abbiamo incentivato, sostenuto, finanziato un processo di insediamento di nuove attività di lavoro di produzione, questo ha generato intorno una piccola riqualificazione delle aree in cui le attività si insediavano. Banalmente questo spazio fino a qualche mese fa era un magazzino di logistica abbandonato, diciamo, che ha contribuito alla rinascita e allo sviluppo di un'area della città che peraltro era già oggetto di grandi trasformazioni e di grandi cambiamenti. E l'ultimo tema su cui lavoreremo con l'aiuto e il suggerimento del nostro advisory board diciamo nei prossimi mesi e in ogni caso impiegherà tutto il 2018 è lo studio e la messa a punto di un sistema intelligente diciamo di incentivo per imprese medio-piccole, perché quello è il target su cui noi ci sentiamo di lavorare, sapendo che il governo lavora invece su un altro target, che possa derivare da un'iniziativa comunale, cioè come combinare anche in termini di incentivi economici alle imprese il nostro contributo nel quadro di opportunità e di politiche complementari che venivano mostrate nelle slide precedenti, soprattutto con l'obiettivo di connettere il piccolo al grande, perché abbiamo capito, e ce l'hanno detto anche i nostri relatori, che il grande cambiamento diciamo, è la possibilità di connettere livelli diversi di produzione e di industria, diciamo, grandi filiere con piccoli soggetti che prototipano magari le soluzioni definitive per quelle filiere. E probabilmente il nostro compito e il nostro ruolo migliore, più produttivo, è collocarci alla giuntura diciamo, tra questi due processi. L'ambito del care, e concludo, è uno degli orizzonti che io ritengo più interessanti diciamo, di tutto ciò, che ha molto a che fare con la vocazione del nostro territorio, cioè quella di offerta di soluzioni in termini di un welfare che ha sempre più bisogno di essere ripensato anche nelle modalità di offerta dei servizi e di finanziamento diciamo, di questa offerta. E queste soluzioni consentono in molti casi di abbattere i costi, perché l'altra grande scoperta è che diciamo, ci consente di customizzare in maniera seriale, diciamo così, cioè offrire soluzioni diciamo, personalizzate
ma su una grande scala, diciamo, di persone, e quindi anche i piccoli prototipi che poi verranno oggi presentati, che abbiamo visto ieri, che sono stati messi a punto all'interno del progetto Open Care, sono stati un modo, diciamo, per dimostrare che questa scommessa si può vincere. So che nei panel successivi si parlerà anche di questo, e quindi, diciamo, lascerei agli interventi successivi la declinazione migliore di questi esperimenti.